Teramo sarà una città diversa nei prossimi 10 anni, lo assicura il sindaco Gian Guido D'Alberto, che punta sui fondi del Recovery Fund, ma soprattutto sulle idee e i progetti che istituzioni e associazioni proporranno all'amministrazione comunale. Per questo nasce Ideate, un sito sul quale postare le proprie proposte. Il momento è ora, ricorda con enfasi il primo cittadino, e si rivolge a tutti gli operatori culturali affinché diano un contributo creativo allo sviluppo di Teramo Capoluogo. Abbiamo attivato questo, diciamo così, questo coinvolgimento, questa sinergia con tutti gli attori istituzionali, associativi del territorio e stiamo riscontrando veramente una risposta importante. C'è un'esigenza di coinvolgimento, un'esigenza di partecipazione, un'esigenza di far parte, diciamo così, di un percorso per la costruzione del futuro della nostra città. Abbiamo tante risorse da intercettare e c'è un'unica strada per farlo, mettere insieme tutte le energie del territorio, fare da coordinamento, questo è un compito dell'amministrazione comunale, per arrivare ad una proposta per Teramo città capoluogo che sia organica ed armonica, non un mero elenco di azioni, un mero elenco di progetti, ma una proposta che tenga insieme tutti gli attori istituzionali e dia una prospettiva e una visione alla città. Quando farete una sintesi, quali saranno le idee a cui darete priorità? Quelle che corrispondono alla vocazione della città di Teramo, vocazione culturale, quindi il patrimonio storico archeologico e lo straordinario patrimonio di risorse culturali, inteso sia in termini materiali che immateriali, le tante risorse anche umane da mettere a disposizione per la valorizzazione di Teramo come città culturale, la vocazione universitaria e direi in senso più ampio la vocazione relativa all'università e tutte le eccellenze del territorio, pensiamo all'IZS, l'osservatorio astronomico, il carattere diciamo così, produttivo, le attività commerciali, lo sviluppo produttivo, la rinascita produttiva che è assolutamente fondamentale. Nel corso di questi anni si è smesso di programmare, si è pensato troppo a rincorrere le esigenze del quotidiano, oggi siamo chiamati tutti, e ovviamente l'amministrazione comunale dovrà farlo per prima, a scrivere il futuro almeno per i prossimi 10 anni, di una città che ha tantissime potenzialità, finora forse inespresse, e che siamo chiamati tutti a valorizzare.